Noi finiremo il campionato per poi farne uno migliore l'anno prossimo, cioè quest'anno stiamo a fare tutta una serie di campionati, Serie C, 18, 16, 14 e via discorrendo, con numeri un po' stretti, stiamo chiedendo grossi sacrifici ai ragazzi che veramente si impegnano al massimo. In 3 anni siamo riusciti a creare una filiera che adesso ci porta a 300 tesserati, dentro l'attività, dentro le scuole, all'Ovidio, alla Capograssi, a Pratola. E quindi i ragazzi ci seguono con grossi sacrifici. Non avrei mai immaginato che ci sono tanti giovanotti che fanno rugby. Io penso che il rugby è uno sport di associazione, diciamo. Dopo la partita si salutano e si abbracciano come prima. C'è sempre il terzo tempo, mentre negli altri sport dopo la partita ne combinano di tutti i colori. Bisogna far capire al pubblico che c'è differenza fra certi tipi di sport e il rugby. Il rugby è uno sport, se uno lo pratica, lo ama, è bello, è divertente. Io che vengo dallo sport del calcio non sapevo che il rugby era più bello del calcio. Una realtà importante per la nostra città, per il nostro comprensorio. Tante società, tanti sportivi, famiglie intere che si dedicano anima e corpo a questo sport, e quindi veramente un momento importante per la città di Sulmona. Una realtà che forse non conoscevo fino in fondo e che oggi mi stupisce per l'amore e la passione con cui parlano di questo sport, ma soprattutto per la passione con cui stanno insieme. Il rugby è questo, il rugby è una famiglia, una società sportiva non è basata sui soldi e sul puro aspetto agonistico. Noi forse l'aspetto agonistico è l'ultima parte del rugby. Noi siamo prima di tutto una grossa famiglia, noi abbiamo i ragazzi, poi abbiamo i genitori che collaborano, chi segna il campo, chi cucina, chi pulisce le maglie, chi pulisce gli spogliatoi, e andiamo avanti così. Se ci sono soldi, con i soldi che troviamo noi li spendiamo per migliorare la struttura, per migliorare il materiale. È una soddisfazione vedere 100 atleti tra grandi e piccoli che si allenano in una serata, che si allenano soprattutto anche con la neve, perché mi sembra che un solo allenamento è saltato durante questo periodo di neve. C'è un impegno da parte dell'amministrazione che voglio prendere oggi con voi, con il presidente della società, che è quello di addivenire entro la fine del mese di gennaio alla gara per quanto riguarda il discorso dello stadio. Ci sono importanti impegni da parte della federazione, è una federazione in crescita, è uno sport in crescita in tutto l'Abruzzo. Io penso che l'amministrazione comunale debba dare una mano a queste società, anche in vista di una manifestazione che è quella dell'8 giugno, che è la serata ovale, che penso che sia la serata conclusiva delle vostre attività. Grandi, si è avvicinato Porcucci Giovanni.